Gentili utenti di Assi Sportiva, appassionati di basket, ben trovati dal Palabasket Nando Di Leo, dove è appena terminata gara 2 dei semifinali playoff tra l'Olimpica Basket e la Nuova Alius San Severo, vinta dagli Ofantini 79-69. Siamo in compagnia del coach dell'Olimpica, Antonio Russo. Coach, innanzitutto complimenti per questa vittoria. Oggi contava solo vincere per portare la gara, per arrivare a gara 3 di domenica a San Severo. Sì, abbiamo vinto, questo era il risultato, l'unico risultato che avevamo e basta, se no, altrimenti eravamo fuori e i giochi ne avevamo già fatti. Abbiamo vinto una meritata partita, perché ci siamo applicati dalla prima palla e non è successo quello che è successo domenica scorsa a San Severo. Qui abbiamo venduto cara la nostra pelle, si è visto. I ragazzi hanno interpretato benissimo questa partita da un punto di vista di agonismo, di tecnica e soprattutto di cuore. Sì, oggi abbiamo visto un'Olimpica sicuramente più in palla, più determinata su tutti i palloni, anche in attacco, con percentuali più alti rispetto alla gara di domenica e soprattutto con un Laguzzi in campo. Ecco, quanto è stato determinante la sua presenza? Abbiamo vinto, cioè lui purtroppo non possiamo cedere nessun giocatore alla squadra avversaria, non siamo contati, poi abbiamo grosse difficoltà se questa squadra manca una pedina, io personalmente dico grosse difficoltà, con Laguzzi dentro abbiamo avuto modo di cambiare, di mettere in campo gente fresca, di mettere in campo gente pronta, però tutto sommato quello che serviva è il risultato, ci siamo riusciti. Ad un certo punto nel terzo quarto eravate sopra di 14, poi c'è stata una rimonta di San Severo, siete passati sotto e ha temuto il peggio lì. Sinceramente non ho mai temuto di perdere questa partita qui, perché ho visto solamente alcune fasi dove i giocatori sono un pochettino scollati, poi abbiamo rimesso un pochettino una situazione difensiva, perché questa partita, non smetto di dirlo, abbiamo vinta in difesa. Se non ricordo male, nei primi due quarti abbiamo fatto fare 30 punti al San Severo. Poi giustamente nel terzo quarto c'è sempre un fatto fisiologico, perché noi c'è stato un calo evidente, però abbiamo contenuto questo calo, nonostante siamo stati al di sotto di un paio di punti se non sbaglio, però poi ci siamo ripresi alla grande. Adesso domenica gara 3, si decide la serie per accedere alle finali con Laguzzi in campo e soprattutto con questa Olimpica, che gara c'è da aspettarsi? C'è da aspettarsi di tutto, secondo me è il risultato di schedina 1-2, se andiamo con questa intensità e soprattutto voglia di fare il risultato, noi siamo capaci di tutto. Ok, grazie coach, in bocca al lupo. Siamo con il coach della Nuova Alius San Severos, Nicolas Panizza. Coach, è arrivata questa sconfitta in gara 2, ecco, che cosa è mancato? Ci è mancato tenere i nervi in salvo, di restare negli obiettivi sia difensivi che offensivi e non concedere cose. Tutto quello che Acerignola riesce a fare facilmente, che è correre campo aperto, puntare l'uno contro uno e averle agevolato tutto quanto. Abbiamo visto oggi un San Severo sicuramente diverso rispetto a gara 1, forse anche in attacco, è mancato forse l'apporto soprattutto di Filippini. L'apporto di Filippini o di Bielic all'ultimo quarto è mancato, perché la palla non le è stata data, infatti noi li abbiamo recuperati al terzo quarto grazie a che la palla a gioco schierato è stata toccata da tutti e cinque giocatori, cercando di correre ogni transizione. Quarto quarto abbiamo smesso di correre, abbiamo smesso di giocare insieme contro la difesa schierata e ci siamo dimenticati che siamo una squadra. E ha voluto vincere la individualità e la individualità finisce con 79-69 per la squadra avversaria. L'Olimpica forse oggi ha vinto la partita in difesa, possiamo dire che San Severo l'ha persa in attacco? No, noi in difesa abbiamo fatto troppi errori, abbiamo concesso i tiri facili, abbiamo concesso il palleggio al resto tiro senza situazioni statiche, abbiamo concesso contropiede per tiri forzati e un bilancio difensivo scarso, andando a cacciare farfalle a metà campo. È stato tutto e due, non si può dire ho difeso in attacco, perché vanno tutte e due collegate. Un tiro forzato è di conseguenza una cattiva difesa, perché non abbiamo una buona transizione e così via, no? E così via. Adesso serie pareggiata, domenica ci si aspetta la bella, ecco, che gara lì si aspetta? Avete il vantaggio sicuramente di giocare la bella in casa. Tutte le belle
sono diverse. Dopo gara spareggio, sia al migliore di 3, migliore 5 o di 7, quello che si stia giocando, sono partite dove le vincono i giocatori, i giocatori che hanno la testa nelle spalle nei momenti di alta pressione, che riescono a dare tutto in difesa senza commettere errori banali, ossia che riescono a tenere la concentrazione e dare il 100% di loro. Ok, grazie coach, in bocca al lupo. Siamo con Guglielmo Laguzzi dell'Olimpica. Guglielmo, è stata una vittoria importante, ecco, secondo te quanto è stato decisivo il tuo ritorno in campo? Hai stretti i denti per esserci oggi, secondo te è stata decisiva la tua presenza? Ho sperato che fosse decisiva di apportare quello che poteva la squadra, però siamo stati bravi tutti. Nettamente diversa la partita che abbiamo fatto domenica là. Per questo il risultato, abbiamo lavorato bene ed è merito di tutti. Sì, è stata sicuramente un'Olimpica più determinata, più con il cuore, oggi più con la grinta rispetto a gara 1 di domenica. Ecco, secondo te che cosa è cambiato rispetto a domenica scorsa? Come dici tu, la grinta, cercare di trovare gli spazi giusti, perché venivamo veramente di un paio di partite dove i punti che segnavamo erano pochi. E niente, abbiamo lavorato bene, molto bene, e così dobbiamo giocare là di nuovo, sperando di portare il risultato a casa. Ti abbiamo visto per lunghi tratti della partita stringere i denti, volevi per forza esserci oggi, non volevi mancare. No, per niente, già domenica volevo giocare, purtroppo la gamba non me lo permetteva. E ora spero di stare meglio domenica, perché in attacco veramente mi è costato un po' aiutare i compagni. Domenica c'è la bella gara 3, ecco, quanto credete nella possibilità di sbancare Sansevieri e accedere alle finali? No, ci crediamo sicuramente, per quello siamo qua. E sarà molto difficile, perché i playoff sono totalmente diversi alla regular season. E noi andremo bene, preparati e cercando di fare questa partita, quella che abbiamo fatto oggi, e se perdiamo che sia per merito loro, non nostro. Ok, grazie Guglielmo, in bocca al lupo.